Buongiorno segretario Hofer, la ringrazio per aver scelto la nostra agenzia di stampa. Lei, in qualità di responsabile del sindacato Nursing Up del Trentino, dall'inizio della pandemia sta seguendo gli sviluppi delle varie attività del comparto sanità locale. Le formulerò in questa intervista cinque quesiti proprio riguardo l'assetto organizzativo del comparto sanitario del Trentino. Le va se iniziamo? Sì, perfetto. Segretario Hofer, a suo avviso, qual è la situazione attuale nei reparti e servizi dell'azienda sanitaria del Trentino, certamente sballottati dall'epocale evento pandemia? Ma la situazione permane molto critica, in quanto, soprattutto in determinati servizi, e mi riferisco alla rianimazione, alla pneumologia, alle medicine e chirurgie Covid, alle malattie infettive e ai servizi territoriali di cura e prevenzione. In questi servizi di fatto non c'è stata un'interruzione dell'attività rispetto all'assistenza dei pazienti Covid e quindi abbiamo del personale che è stato costantemente in questi 12 mesi impegnato senza avere un adeguato recupero psicofisico. Adesso, oltre a questa situazione diciamo che si somma l'aggravante di dover reperire del personale anche da altri ospedali periferici, sottoponendo anche questi infermieri al disagio di trasferte pesanti e tra l'altro vengono anche inseriti in queste situazioni senza un adeguato inserimento e formazione. Mi riferisco per esempio anche al personale infermieristico di Borgo Valsugana dell'anestesia che è stato mandato nella rianimazione del Santa Chiara. Nell'ambito contrattuale con la provincia autonoma di Trento, quali sono le vostre principali richieste come sindacato Nursing Up? Ma allora, noi quello che chiediamo è la possibilità di avere sempre e comunque un tavolo di confronto, perché, per dar voce anche alle nostre proposte, ma anche al disagio dei nostri professionisti. E questa cosa, con rammarico, devo dire che finora è mancata. Questo diciamo che è un punto sul quale noi continuiamo a battere e formulare le nostre richieste. Chiaramente noi chiediamo un'adeguata assunzione di personale perché il personale in dotazione attualmente non è sufficiente perché assistere i pazienti Covid ha fatto aumentare il fabbisogno e anche il discorso delle ore straordinarie, delle ferie che il personale non è riuscito a fare, adesso iniziano a pesare sulle spalle dei nostri professionisti. Chiediamo inoltre che i nostri professionisti possano lavorare in sicurezza, che siano sottoposti agli screening dei tamponi e anche a degli esami ematici sierologici per verificare la loro immunizzazione, perché da alcune circolari uscite anche dalla provincia, praticamente gli infermieri vaccinati sono stati un po' esclusi da questo tipo di controlli. Noi invece crediamo che sia importante continuare a monitorizzare la salute dei nostri colleghi, perché monitorizzare la salute dei nostri colleghi vuol dire anche monitorizzare la salute dei cittadini che assistiamo. Abbiamo chiesto asili nido e scuole materne aperte per i nostri colleghi, perché i nostri colleghi vivono una situazione particolare. So che questo è un argomento scottante che ha sollevato polemiche, perché anche le altre categorie hanno diritto ad avere un trattamento di questo tipo, però noi viviamo una situazione molto particolare, perché a noi i congedi Covid sono spesso negati, lavoriamo tantissime ore, siamo richiamati dalle ferie e dai riposi e quindi a casa i nostri colleghi ci sono poco e abbiamo anche una grandissima difficoltà a trovare anche delle babysitter perché chiaramente dalle famiglie dei sanitari non ci vanno tanto volentieri perché possono poi pensare di entrare in una situazione di rischio. Sempre a livello di relazioni sindacali, quali sono i principali elementi tecnici ancora in sospeso a livello di contrattazione decentrata con l'azienda sanitaria del Trentino? Ma allora, noi con soddisfazione possiamo dire che abbiamo adesso chiuso due importanti accordi e sono gli incentivi
per l'emergenza Covid della fase 2, perché la fase 1 era stata pagata quest'estate, e dei fondi incentivanti sempre per l'emergenza Covid. Al di là di questo, permangono tutta una serie di questioni che noi stiamo sollecitando l'azienda sanitaria affinché vengano affrontate al più presto. Una di queste è il riconoscimento del tempo del cambio di visa dei 5 anni precedenti, dove abbiamo ancora parecchi colleghi che non hanno avuto nessun tipo di riconoscimento e quindi stiamo sollecitando l'azienda. Abbiamo chiesto l'indennità malattie infettive per i professionisti impegnati nell'assistenza dei pazienti Covid, cosa che altre regioni hanno già fatto, e qua in Trentino siamo in ritardo. I fondi sono disponibili, quindi non riusciamo a capire come mai questa provincia ancora tergiversi sull'argomento, quando il vicino Veneto ha già distribuito fondi del genere. E dobbiamo finire di applicare il contratto. Abbiamo il famoso rimborso della tassa di iscrizione all'ordine che spetta ai nostri professionisti. Abbiamo 170.000 euro di fondi incentivanti. E in più abbiamo vinto una vertenza a livello nazionale sullo straordinario festivo e abbiamo chiesto all'azienda sanitaria di applicare questa sentenza, che è della Suprema Corte di Cassazione, che prevede che il dipendente che lavori in una giornata infrasettimanale festiva, al dipendente sia pagato lo straordinario festivo, con anche il riconoscimento dei 5 anni di attività precedente. Segretario Hofer, per quanto riguarda invece il rapporto sindacale contrattuale con APRAN, l'Agenzia Provinciale Rappresentanza Negoziale della PAT, avete ancora da definire elementi di contratto collettivo? Ma abbiamo un importante punto ancora da, diciamo, concludere, e riguarda l'attivazione delle famose specializzazioni dei nostri professionisti. Abbiamo 200.000 euro dedicati e abbiamo chiesto che venga attivato un tavolo per definire tutti i percorsi di carriera specializzanti che riguardano i nostri professionisti. In azienda sanitaria ci sono circa 300 professionisti che sono in possesso di un master di specializzazione, e si parla tanto di infermiere di famiglia, di infermieristica di famiglia, però che è, diciamo, una figura che è ancora sulla carta, ma deve essere regolamentata con l'APRAN, definendone il riconoscimento economico e anche le funzioni giuridiche. E quindi stiamo sollecitando l'APRAN per attivare questo tavolo, che sono mesi e mesi che stanno passando, e i fondi ci sono e non riusciamo a capire come mai non sia una priorità quella di valorizzare le professioni sanitarie. Un altro discorso che in sostanza è ancora in sospeso è il riconoscimento del tempo cambio di visa ai professionisti che operano o a giornata o sui 2 turni, e anche qua stiamo sollecitando l'APRA affinché trovi una soluzione contrattuale a questa vicenda che è diventata spinosa. Per concludere, segretario Hofer, lo stato di avanzamento della definizione conclusiva del rinnovo contrattuale 2019-2021, a quale punto è? Ecco, parlare di stato di avanzamento, io direi stato di stallo, perché di fatto, contrariamente a quello che sta succedendo a livello nazionale, dove il governo italiano aveva già stanziato 335 milioni di euro per l'attivazione della famosa indennità professionale specifica infermieristica e 100 milioni di euro per l'indennità relativa alle funzioni delle altre professioni sanitarie, devo dire con rammarico che la nostra provincia non ha stanziato ancora un euro in questi rinnovi contrattuali, nonostante il grave disagio in cui versa la sanità trentina. Ecco. Noi adesso chiediamo che a livello di assestamento di bilancio, che dovrebbe iniziare la discussione, in genere inizia nel mese di aprile e si conclude in luglio, la provincia finalmente metta a disposizione i fondi necessari, ma anche dia delle chiare, finalmente, direttive per valorizzare i professionisti sanitari che col proprio sacrificio, il proprio impegno e la propria competenza hanno retto sulle proprie spalle la sanità trentina. Ecco, qua chiediamo anche che il percorso iniziato nell'ultimo contratto, che è un percorso di armonizzazione dello stipendio dei sanitari con quello dei provinciali, continui, perché non si capisce il perché alcune figure a livello provinciale hanno una categoria in più rispetto ai sanitari che hanno pari formazione e pari inquadramento giuridico.
Volevo dire un'ultima cosa anche sul discorso delle vaccinazioni. E ieri è uscita una norma che è stata inserita in una norma nazionale, in un decreto nazionale, che prevede la possibilità, ed è il primo esempio in Italia, di esercitare attività libero professionale intra moenia, cioè all'interno della struttura e anche all'esterno, per i nostri professionisti sanitari, seppur esclusivamente per le attività vaccinali. Questo era vietato dalla legge, questo diciamo che è un primo passo verso un sistema più libero, più agile, più flessibile e che riconosca finalmente anche ai nostri professionisti la possibilità di mettere in campo le proprie competenze. Non si capisce come mai fino adesso ai medici era permessa la libera professione e al personale infermieristico, ai professionisti sanitari che sono inquadrati dal punto di vista giuridico anche loro. Tra i professionisti sanitari era invece negata. Ecco. Quindi noi accogliamo con favore questa cosa e accogliamo con favore anche la possibilità di fare le famose prestazioni aggiuntive, perché in questo decreto è stato inserito anche questo, pagate €50 all'ora. Questo permette di mettere in campo qualsiasi tipo di figura, qualsiasi tipo di professionista che si voglia impegnare. Diciamo in quest'opera di vaccinazione che sarà determinante nel prossimo mese. Segretario Hofer, la ringrazio molto per il suo qualificato intervento e le auguro un proficuo lavoro. Grazie a voi e saluti.